Gentili telespettatori, benvenuti al nostro primo appuntamento settimanale con il TG News 24 in compagnia di Luigi e Fatia. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla web TV Telesalerno 24. Per visualizzarci collegatevi al nostro sito www.telesalerno24.com. Iniziamo con le notizie di questa settimana. Anziana muore in sala operatoria all'ospedale di Eboli. Una professoressa di 70 anni muore durante un'operazione di colicisti. Sequestrata la salma per autopsia per capire cosa sia successo. Infatti, dalle analisi effettuate prima dell'operazione, la donna godeva di ottima salute. Battipaglia sciocca Battipaglia. 90enne molesta 12enne ed un 14enne diversamente abili. Gli agenti della squadra investigativa, giunti immediatamente sul posto, hanno allontanato dal luogo l'anziano, data attenzione che aveva generato la notizia dei residenti del posto per evitare l'aggressione. Infatti risalgono a 20 giorni prima. L'anziano aveva preso di mira il minorenne di 12 anni e poi l'amico 14enne, pedinandoli e proponendogli con insistenza di farsi toccare nelle parti intime dopo essersi abbassati i pantaloni ed aver mostrato i genitali. Il pedofilo è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari in quanto responsabile di stalking e atti sessuali compiuti nei confronti di minori. Battipaglia, massacrato di botte da due sconosciuti incappucciati che dopo l'aggressione si diedero alla fuga. L'uomo è morto all'alba presso la clinica Campolongo Hospital di Eboli. La sua fidanzata fu violentata. Non ce l'ha fatta Natalino Migliaro, il 33enne picchiato tra il 5 e il 6 ottobre mentre era in auto con la fidanzata a Battipaglia. L'uomo era stato trasferito nel centro riabilitativo di Eboli dall'ospedale Ruggi di Salerno. Eboli, vandali in azione al presepe della solidarietà in piazza della Repubblica ad Eboli. Durante la notte di mercoledì 10 dicembre sono state incendiate diverse capanne del presepe allestito in occasione delle festività natalizie. Frasi di condanna e attestati di solidarietà al presidente dell'Elarion, l'organizzatore dell'evento. Fortunatamente poi nei giorni successivi è stato ripristinato e proprio giovedì 11 dicembre si è tenuta l'inaugurazione del presepe con stand gastronomici, prodotti tipici e artigianali. Il presepe tornava ad Eboli dopo 4 anni di assenza. Contratti di solidarietà alla Multiservizi. Piano di salvataggio della partecipata del comune con tagli per i 33 dipendenti. Non sarà possibile ricorrere alla cassa integrazione, infatti si attende il pagamento di 140.000 euro come anticipo su prestazioni effettuate nel corso degli anni e mai pagate. Eboli, ritrovate pietre trapugate nel centro storico, tra cui basamenti e portali nascosti in località San Giovanni, in attesa di essere rivenduti ad estimatori. Il commissario Filippi taglia gli incarichi legali esterni. Spending review, azzerati gli incarichi con un notevole risparmio da parte del comune di Eboli. I legali del comune si occuperanno di tutte le cause in corso. Eboli protesta per i cartelli blu adibiti alla raccolta di abiti usati, attivi la prima e la terza domenica di ogni mese. Ma i residenti del centro storico ebolitano protestano. Chi vigilerà finché non diventino delle nuove microdiscariche e perché adiacenti ai monumenti? Queste le domande che i vari comitati rivolgono al commissario prefettizio. Eboli, reperti nel cantiere della Casa del Pellegrino, dopo i primi scavi rinvenuti alcuni reperti, tra cui delle mura di cinta, prontamente allertata la sovrintendenza che ha fermato i lavori. Ancora nessuna idea di cosa possa esserci in profondità, ma inizieranno a breve le prime indagini per stabilire l'entità del ritrovamento. Pestum, colpo grosso a Pestum, località Laghetto, i cosiddetti tombaroli trafugano reperti da alcuni scavi. Non si riesce a quantificare il danno, le parole della direttrice del museo lì che aggiunge. Purtroppo la zona è ricca di reperti, ma non ci sono abbastanza fondi per poterli portare alla luce. Albanella, ladri di gasolio portano via circa 800 litri dalla scuola di Albanella. Ponte Cagnano, litiga con la ragazza e tenta il suicidio, furibonda leader tra i fidanzati che rischia di finire in tragedia. I carabinieri salvano il trentenne che si era appartato in una via del litoraneo dove, collegando un tubo alla scarico della sua auto, aveva tentato il suicidio con il diossido di carbonio. Fortunatamente la vicenda va a buon fine. Agropoli, bruciano un roulotte nell'area di parcheggio. Il proprietario nega di aver ricevuto minacce. Capaccio, maxi furto al centro scommesse nella città dei Templi, precisamente frazione di Ponte Barizzo, colpita la gold bag, trafugati circa 10.000 euro. Albanella, condanna per adescamento sul web ad un 22enne che adescava minori su Facebook. Provincia, caos dei trasporti nei prossimi giorni, allarme nelle aziende delle strade di Tano per 1.500 addetti. Mancano le retribuzioni di dicembre, più la tredicesima, dovuta dal mancato pagamento dei corrispettivi di settembre da parte della regione.
Salerno ancora a caos, Salerno per luci d'artista. L'ennesimo piano anti-caos non funziona. Bisogna potenziare la metro e le navette per i prossimi weekend e il nuovo piano bis del comune. L'apprendista Babbo Natale, una favola firmata da Bonifacio Vincenzi per il Natale di Chimera Edizioni, uscito il 25 novembre in ebook. L'apprendista Babbo Natale, favola di Natale, già autore per Chimera Edizioni di Shakira, Uno sguardo dal cuore. Le illustrazioni sono di Germana Di Rago, l'autore. Questa storia per i bambini, cioè per delle creature che hanno una sensibilità incontaminata, se a loro la storia piace diranno che sono bravo. Se invece non piace diranno che non sono bravo, una valutazione elementare ma piuttosto efficace e veritiera. L'apprendista Babbo Natale è una favola per bambini e per adulti che fa sorridere e apprezzare ancora di più il significato del Natale, affrontando in modo semplice e coraggioso un argomento delicato come la sindrome di Down. Eboli, mercatini di Natale dall'8 al 24 dicembre 2014, presso il centro commerciale Le Bolle. Salerno. Università di Salerno, un albero di Natale per ricordare Francesca Bilotti, la studentessa uccisa dal bus, nel cuore del campus universitario. In Piazza De Rosa, l'11 dicembre alle ore 17, si è svolta la cerimonia di accensione dell'albero di Natale, uno dei simboli universitari di questo periodo di festa, ma anche un momento solenne per ricordare Francesca Bilotti. Albanella, domiciliari per l'incubo delle prostitute della Litorania, di origine macedone, con residenza a Buccino. Ed è tutto per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana. Da Fatia e Luigi.